percorso che dal pronto soccorso conduce al reparto, che si propone di prendere per mano chi è vittima di violenze sessuali, un fenomeno drammaticamente in crescita in tutto il paese, che non può essere sottovalutato e che colpisce, oltre alle donne, anche altri soggetti fragili, come minori, anziani e disabili. Si chiama Percorso Rosa, uno strumento indispensabile in grado di offrire quella giusta capacità di ascolto e di protezione che si devono a chi chiede aiuto dopo aver subito la più odiosa delle offese. Un percorso clinico assistenziale e ospedaliero per la presa in carico di persone vittime di violenza di genere. Lo ha deliberato l'ASL di Taranto con un provvedimento ad hoc sottoscritto dal direttore generale Stefano Rossi su proposta di Vito Giovannetti ed Oliviero Capparella, rispettivamente direttore del coordinamento sociosanitario della struttura complessa e dirigente medico della direzione medica del presidio ospedaliero di Taranto. Si tratta, in buona sostanza, di una progettualità realizzata ed inserita nel solco tracciato dalla Regione con la legge 29, approvata nel luglio del 2014, che impegna lo stesso ente a sostenere i programmi a favore dei soggetti in questione. Nello specifico, quello di Taranto è il primo progetto in Puglia che offre un percorso di accoglienza che prevede all'interno dell'ospedale tempestività di azione in quanto intervento di urgenza. I bisogni di cura saranno soddisfatti evitando alla vittima di violenza passaggi inutili in più reparti, garantendole un ambiente protetto presso il pronto soccorso, luogo di prima accoglienza. D'altronde è proprio la fase della prima accoglienza a rappresentare la parte più delicata dell'intero percorso. È il momento in cui la persona vittima di abusi deve sentirsi ascoltata ed accettata. La comunicazione diviene quindi elemento fondamentale e portante delle prime fasi. Le prime ore sono fondamentali, sia perché l'impatto rispetto a quello che è successo, se viene supportato da uno psicologo o da un'equipe che comunque sta vicino al paziente, favorisce un assorbimento dell'evento da parte del paziente, e soprattutto è importante che vengano nelle prime ore rilevati quei parametri clinici e o fisici fondamentali per le indagini, che non dobbiamo mai dimenticare. Il setting scelto riesce pertanto ad assicurare la giusta privacy, garantendo la sensazione di essere a proprio agio. Diviene dunque imprescindibile poter contare su operatori adeguatamente preparati. Il personale, psicologo, ginecologo, pediatra, chirurgo, urologo, è stato infatti debitamente formato con appositi corsi di approfondimento sulla materia. Il percorso è già operativo ed è suddiviso in 4 fasi. Dopo l'accoglienza arriva la valutazione clinico-funzionale insieme all'anamnesi, durante la quale la persona viene accompagnata nella stanza rosa, individuata momentaneamente nella sede dell'osservazione breve del pronto soccorso. Il setting, poco decentrato dal triage, dà così il primo via all'attivazione del percorso. Lo psicologo è una figura interdisciplinare nel percorso Rosa, perché si adopera affinché la donna si senta, o il bambino o anche l'anziano, si senta accolto e ascoltato rispetto a un evento che l'ha leso nei suoi diritti e nella sua dignità personale. Dopodiché si giunge alla fase della valutazione specialistica, in cui si viene accompagnati nel reparto di competenza per le valutazioni del caso dal punto di vista clinico specialistico. L'obiettivo di questo nuovo percorso è un fast track per inquadrare al più presto la violenza su donne e bambini. La parte successiva include le dimissioni o il ricovero ospedaliero, a seconda dei casi. La fase conclusiva prevede invece la cosiddetta integrazione con i servizi territoriali, come i distretti sociosanitari, i consultori e i centri antiviolenza. Infine, la valutazione del rischio di recidiva, a seconda del quale viene predisposto un piano di protezione. Gli obiettivi sono ambiziosi, ma praticabili con la giusta rete creata per supportare chi si trova ad affrontare percorsi di questo tipo. L'obiettivo nostro è effettivamente, l'accoglienza della persona da una parte, la tracciabilità del percorso, la tracciabilità anche effettuata mediante delle schede specifiche, quindi questo è estremamente importante, e l'archiviazione dei casi.
ma soprattutto poi quello di riversare le informazioni al territorio per poter dare continuità al caso. Il percorso poi si chiude, un tratto di strada, un pezzo di vita di chi ha dovuto confrontarsi con un'esperienza difficile da superare, ma che, se supportati da una rete di cura e protezione, si riesce a guardare come un vissuto ormai lontano, che alla fine permette di tirare dritto sulla propria strada, guardando con fiducia al proprio domani. Thank you.